fin da quando ero bambino ho pensato che il cinema sarebbe stata una grandissima avventura per me. E con il lavoro pensavo fosse proprio la cosa che più poteva affascinare nel mondo, più entusiasmarmi. Faccio gli effetti speciali integrati, cioè sono a capo di una società che fa sia gli effetti digitali, quelli che vediamo in post-produzione, ma sia gli effetti fisici, quindi dal trucco speciale ai nostri, che possiamo vedere anche robotici nei film. Quasi tutto quello che faccio nel mio lavoro parte da un disegno. Io ho proprio bisogno visivamente di guardare una cosa disegnata a mano. Quando si parla con un regista, si sente anche che qualcuno tende ad avere un'immagine pittorica nella mente. Io invece, come volo, dovrei cercare sempre quello di rubargli questa immagine e trasporla in qualche modo in un complicato sistema tecnico, artistico, di visione, che diventa poi l'effetto del film. Mi chiamo Leonardo Cusao, io faccio il film. Innanzitutto, semplificando, io faccio i posti, giusto per capire, così dichiariamo tutto. Metto subito, ma avanti, io faccio mostre. Ora, detto questo, è da quando ero piccolo, no? E quando vediamo il cinema, non penso che la bambina che è stato più bello che sia stato. Penso di aver visto, non so, lo squalo, di aver visto dei mostri e di aver pensato che è bello il cinema. Magari anche qualcosa più vecchio come mostri. Però poi, con questo sì, cioè, magari ecco, uno quando poi cresce inizia ad essere un po' più disilluso, mi capiterà magari che sembrerà impossibile arrivare a fare qualcosa del genere. E poi invece magari tanta passione, tanta voglia di riuscire ad arrivare a fare quello e lo si fa. E la cosa che emerge in quei pochi secondi del video è una cosa molto bella, perché tu fai riferimento a modo con cui lavori e in un certo senso controlli l'intero ciclo. Sì. Non solo pensi, ma quasi leonardescamente, prima lo disegni e poi via via ti occupi delle fasi successive. Beh sì, questo è il mio ruolo. In realtà, perché nasco proprio come artigiano singolo, no? Quando vediamo dei mostri o vediamo qualsiasi, diciamo, prima animale, trucchi speciali su una persona, quando vediamo un film di questo tipo, sicuramente io in questo momento sono supportato da tante altre bravissime artigianalità e espressioni artistiche. Però è chiaro che il mio ruolo è quello di seguire tutta la filiera. Anzi, per la prima volta anche in Italia, per alcuni anni facciamo la creazione sia di effetti fisici sia quelli in digitale dopo, per cui riusciamo a progettarli. Ecco, da quel punto di vista la creatività dove sta? Non è solo soluzione tecnica e non è solo soluzione fisica. Alle volte è il dialogo continuo con tutto quello che c'è intorno, no? Con il regista innanzitutto. Per cui voi pensate che tanti film di quelli che vedete, non so, che supereroi, come Ragno, Batman, Superman, magari si possono assomigliare. Voi ne vedete qualcuno e stranamente vi sembra diverso. All'improvviso vi sembra diverso visivamente. E poi parlavo anche con quello del supereroe. Magari in quei casi si riesce meglio, per designer anche in America, quindi collaborano con noi e vedo che per quanto oggi anche io lavoro magari con una tavoletta grafica al computer, non è che ho abbandonato il disegno o la pittura o la scrittura. Anzi, noi molto spesso mischiamo tutto anche in fase progettuale, anche perché quando vediamo una scritturina, vediamo anche nei negozi di fumetti, no? Qualche bella scultura in miniatura, ci dà già il senso del supereroe. Se ci piace, se non ci piace, cioè ti provoca un'emozione. Mettiamo adesso che ognuno di voi fosse il regista che vuole fare questo film. Alle volte è meglio un disegno, è meglio vedere quella statuina, è meglio vedere un dipinto, è meglio vedere un'illustrazione. Questo aiuta ad emozionare e capire, bello, vorrei fare questo. Tu sei un esperto in mostri, ti sei definito noi, quindi da quelli che ci portano il curriculum, chi viene a fare stage, oppure poi iniziamo a guardare tutte le scuole, per il visual, che ne so, in Artica, piuttosto che altre scuole di visual, per altre artigianali, vediamo chi fa le scuole di trucco e così via. Poi è chiaro che, ecco, l'unica cosa è questa, non è solo la scuola, no? Perché dopo la scuola ci vanno tutti, però poi solo qualcuno diventa quello che continua per la strada, è là che la differenza la fa la passione. Grazie Leonardo Cruciano, un altro esempio di vita della città di Milano.
italiani. E adesso passiamo all'isola che ora c'è, cioè il guerra.